io sono distrutta dopo oggi. Oh, ok, era il primo. Oggi ragazzi insegno parkour a Miriam Sava. Vediamo cosa riesco a insegnarle in 2 ore di lezione. Pareri, idee? Ho un po' paura, spero di non rompermi nulla. No, beh, con me sicuramente non ti puoi fare male, te lo garantisco. Allora mi fido di te. Assolutamente. Il primo movimento che faremo è questo, ed è lo step vault. Primo livello, appoggi un piede sopra, una mano sopra. Da questo punto ti tiri su. E basta, solo questo. Ok, perfetto, perfetto. Secondo livello, quindi da qui, stessa roba, la gamba passa in mezzo e ti siedi. Ok, perfetto. Ora, stessa cosa, però atterriamo direttamente oltre e le chiappe non toccano l'ostacolo. Okay. Passa sempre dai primi 2 livelli, arrivi qui, invece che sederti, vai oltre. Sì. Perfetto. Vai, fallo con la rincorsa. Bello. Oh, dai. Te l'aspettavi che fossi? No, era ma questa è la cosa più facile che esista. Va bene. Ora vedremo. Bene, perfetto, io sono già stanca. Dico. Ora vedremo il lazy, che è sempre un metodo per superare l'ostacolo, però un po' più complicato. Mano destra, con la gamba destra scalci in alto e ti siedi qui sopra, semplicemente, quindi da qui. Ah, ok. Okay. Sì, allora è più facile, non testa perché testa spingi. Esatto. Okay. Poi appoggi la mano sinistra e scendi. Perfetto, bello. No, no, no. Questo secondo livello è un po' complicato. Dovrai usare molto gli addominali. Devi capire la posizione intermedia di questo movimento. È questa. Esatto. Appoggi le mani, tiri sul culo, ginocchia al petto, tieni gli addominali più tempo possibile. Perché io non ho forza nelle braccia. Giustissimo. Qual era il problema? Le braccia. Da questa posizione dobbiamo uscire. Devi pensare, prima di tutto. Stai bene? Mi fanno male già le ascelle. Questa non l'avevo mai sentita in 4 anni, mi fanno male le ascelle. Mi fanno male la gamba, il braccio, le ascelle. Va bene. Sai cos'è la retroversione del bacino, vero? Sì. Ok. Devi fare la retroversione del bacino, okay. Spingere le gambe in alto e uscire. Ok, era il primo. Dobbiamo fare la stessa cosa di prima, all'inizio, dove appoggiavi le chiappe, ma questa volta non devi appoggiare le chiappe, arrivi in quella posizione che ti facevano male le ascelle. Ok. Ma le chiappe non puzzano, e poi ti siedi. Oh sì, bello! Cioè, che problemi hai? Ma male qua, mi fa male. Le ascelle. Mi fa male qua. Bello. Quando fai questa cosa e tiri sulle gambe, retroversione del bacino, okay. Così che butti le gambe in alto. E poi metti le mani. Le gambe non vanno solo in alto. Appena sono passate, si allungano per fare quel movimento che abbiamo imparato prima. Cos'era questo? Questo era. Sono contenta. Come te lo sei sentito questo? Perché ci sono cose più difficili che non faremo, se no. Le braccia. Le braccia, contiamole poco. Se vuoi fare quello che ho fatto vedere io prima, il Kong, le tutte braccia. Braccia. Se vuoi lo proviamo e al massimo non viene, chi se ne frega, okay. Non lo pubblico. Se non faccio male, fa niente, non ha un problema. Può pubblicarlo. Allora, prima cosa, da qui saliamo sopra con i piedi, quindi spingi con i piedi e poi con le mani e sali sopra. Ora sali sopra, tocchi con i piedi, scendi giù. Ok. Stessa cosa, le mani però le appoggiamo un po' più lontano e non partiamo da fermi. Quindi possiamo fare una mini rincorsa, mani un po' più lontane e sali sopra. Ok, e poi scendi. È solo per il cervello il materasso. Guarda il livello delle mie spalle rispetto alle mie ginocchia. Stanno sempre più in avanti. Oh, questo è perfetto. Oh, questo era giusto. Ti ho spinto un po' io le spalle in avanti, però era giusto. Devi saltare qua. Pensa a fare questo. Atterrare. Ok. Perché stavi guardando in rotazione. È giusto fare la rotazione, ma dopo. Oh, questo era bello, ti ho bloccato di meno. Aspettavo. Scusa.
sconvolto. Molto sconvolto. Prima lo facciamo per terra. Tu vuoi sempre fare la cosa al livello finale, senza passare per i passaggi intermedi. Bisogna... No, perché se riesco a sconfiggere il boss subito, perché devo fare i livelli intermedi? Sì, ma metti... Allora, è possibile che tu riesca a sconfiggere il boss, ma metti che arrivi dal boss, non sei pronta perché non hai livellato le tue armi, okay, e vieni sconfitta. Nel gioco chi se ne fotte? Qua ti spacchi. Ok. Capito? Per questo devi andare a livelli. Precisione è questo. Vabbè, piedi non per forza uniti, basta che stanno vicini. Ok. Pieghi le ginocchia, braccia indietro, questa è la posizione di caricamento. Naruto. Da questa posizione spingiamo. E arriviamo con le braccia in avanti. Bello, non me l'aspettavo. Più che in lungo, pensa ad andare in alto, quindi fare una bella parabola. Pensa ad arrivare solo con la punta dei piedi, quindi da qui. Tienile più avanti. Ok, perfetto. Fallo dalla linea, dietro la linea, arriva fino a quella. Questo è spettacolare. Bello. E fallo qui. Oh, scusa. Niente. Fallo qui. Ok. L'obiettivo sarebbe arrivare e fermarsi. Sì. Bello, però hai appoggiato i talloni. Molto bello. Let's go. Il movimento che dobbiamo fare si chiama cat. Dobbiamo imparare a fare lo splat cat, che è una tecnica per salvarsi in caso di cadute. Quindi da qui appoggi piedi qua sopra, mani qua sopra e ti spingi indietro. Se io arrivo troppo basso e arrivo così, faccio questo, non mi succede niente. Che sennò tiro la facciata contro il muro, capito? Tieni le spalle indietro, ti tengo io piuttosto. Oh! Guarda che io mi lancio, eh! Infatti ti ho tenuto. Minchia zia, comunque ti lanci un bordello. Sì. Siamo appesi, tiri su due piedi. Ok. Bello! Non ti ho toccato, l'hai fatto da sola. Ha fatto troppo forte. Non lo so, allora, per questo ti dicevo prima la parabola. Questo voglio fare. Bello, però ancora le lasciate indietro le gambe. Questo è un po' meglio, perché se le gambe non arrivano e tu tocchi solo con le mani, ci vai di faccia. Prima le gambe. No, questo era bello. Ok. Era bellissimo. Sono esterrefatto. Ok, adesso dobbiamo fare il front flip. Ma quale? Questo? Sì, questo. Ma tu l'hai già fatto, quindi. Lo facevi ginnastica? Ho fatto. Vabbè, te lo posso migliorare se vuoi. Allora, la cosa che sbagli, a mio parere, è che tieni le gambe chiuse e invece devono stare aperte. Così ruoti più veloce. Questo, vedi? Te l'ho detto. Devi farlo superando questo. Perché ora stai puntando troppo in basso con le braccia. Okay. Stai partendo che sei già bassa. Lo supero, è troppo alto. Fidati di me. Non ti aprire, rimani chiusa. Bello, gambe aperte, arrivi in piedi. Bello, lì esplode, cioè lì fai double. Bello, puoi andare più in alto. Oh, questo era bellissimo. Ginnasta, vite parallele, bello. L'ho fatta. Cos'altro sai fare a sto punto? Mo c'ho l'ansia perché io ho promesso che non ti facevi male. Questa è tua responsabilità, stai prendendo. Mi ha sconvolto. Bello. È giusto, io me ne vado. Ginnasta. Vai, ti stringo la mano. Nani? Let's go. Io sono distrutta dopo oggi. Mi fanno male le gambe, mi tremano. Le braccia. Mi dispiace per averti fatto tipo un po' esasperare. No, non mi hai fatto esasperare. Voglio andare veloci, dai, andiamo veloci. Sì, avevo un po' troppa fretta di fare le cose. Ciao. Ciao, raga.